È stato un anno abbastanza particolare per noi studenti, abbiamo fatto la maggior parte, penso, delle lezioni in videolezione nella DAD e ci siamo aiutati molto tra di noi, quindi da questo punto di vista ci ha unito molto questa esperienza e quindi sì, penso che sia stato questa appunto unione della classe, del gruppo, di lavorare insieme fondamentale. E innanzitutto molto ansiosa, però dai, è un bel traguardo per tutti noi, nonostante questi momenti di difficoltà ce l'abbiamo fatta comunque ad arrivare e affrontare un esame, ecco. Anche se non con, insomma, non ci sono stati gli iscritti, quindi insomma abbiamo. È stata qualcosa che diciamo avresti voluto fare, un po' diciamo un Sinceramente, aiuto. sinceramente no! Sinceramente no, insomma, mi reputo fortunata da questo punto di vista, quindi. Personalmente mi sarebbe piaciuto fare gli iscritti perché comunque è 3 anni che ci prepariamo a fare iscritti, però penso che la maggior parte degli studenti preferisca orale, almeno questo è quello che ho sentito. Ci abbiamo messo un po' a capire come è diviso l'esame, però adesso abbiamo capito, ci siamo preparati, rielaborato la terza prova, quindi vediamo come va. Il mio elaborato consiste nella sicurezza alimentare e dell'HACCP e inoltre ci hanno fatto scegliere un dolce, io in questo caso avevo un dolce al cucchiaio freddo, che doveva essere principalmente, i prodotti devono essere del territorio. Abbiamo avuto un po' più presenza per via dei laboratori, però anche noi abbiamo avuto comunque come le altre scuole, siamo stati in DAD a casa e quindi comunque anche noi abbiamo avuto le difficoltà che hanno avuto bene o male tutti. Hai sofferto molto, diciamo, anche la. No, perché allora io principalmente parlo per me perché io mi sono anche operata, quindi ho fatto più DAD rispetto agli altri. L'ho sofferta, però bene o male riuscivo a seguirli, quindi sono contenta di essere arrivata a questo punto. In una giornata davanti al computer, magari una persona tende a distrarsi o segue più alcune lezioni più di altre, quindi non è sicuramente come una lezione in classe. Soprattutto mesi andando avanti così, è possibile perdersi un passaggio. La scuola ha organizzato progetti estivi, voi tu pensi di partecipare? Io penso di no, anche perché ho bisogno di un distacco e, insomma, e poi mi dedicherò allo studio per iniziare l'università. Io penso che quest'estate me la prenderò per me, per divertirmi, per fare un po' di caciara, per liberare tutto. La finestra, io ho detto un po', alcune cose lì le ho sbagliate, non so stavo proprio.